Hey Kuj, benvenuti in questo nuovo video, io sono AndraLink91 ed oggi siamo su Dragon Ball Z Kakarot. Ok, mi ha saltato direttamente la sigla, volevo approfittarne giusto per dirvi che appunto questo è il primo gioco di Dragon Ball che porto... Che questo è il primo gioco di Dragon Ball che porto seriamente sul canale. Avevo cominciato a portare quando uscì a suo tempo Xenoverse, ma poi purtroppo siccome ero idiota avevo attivato le hotkey sulla tastiera e per sbaglio non avevo registrato nulla. Quindi alla fine ho lasciato perdere di tutta la serie e ho preferito dedicarmi ad altro. Ad ogni modo, uno sguardo veloce alle opzioni. Abbiamo voci giapponesi e inglesi, ovviamente. Le voci inglesi, le uniche che riesco a sopportare sono quelle di Vegeta e di Goku. Le altre mi danno sui nervi. E neanche tanto quelle di Goku e Vegeta, quindi tengo quelle giapponesi. Sottotitoli, ovviamente, sì. Musica, volume, effetti sonori, volume video. Impostazione, analisi. Perfetto, allora direi nuova partita e cominciamo. In questo mondo esistono 7 globi magici chiamati Sfere del Drago. Chiunque le raccolga tutte può vedere esaurito un suo desiderio. Questa storia, per quanto strana, inizia proprio da queste sfere. Partiamo così, partiamo? Ah dai! Allora, vediamo un po'. Ah, ok, ecco, mi sembrava infatti strano che non ce l'avessi. Ah, perché ho capito, perfetto. Ah. Quindi così si avvicina. Ah, va bene. Sì, fatti sotto. Sì, però sembra nulla. Niente, eh. Oh, tanto te la faccio. È inutile. E te la continuo a fa'. Quindi così si avvicina. Se io volessi invece scappare... Ok, ora è stanco. Sono abituato ai comandi del che avevo su Xenoverse. E quindi non mi ci ritrovo ora, perché col triangolo in realtà attaccavo. E con X facevo l'attacco pesante. Colpo dell'aura. Come on!
Devo ancora farci la mano. Perfetto. Devo un attimino capire come fa lo scatto, perché o non l'ho letto o non ce l'ha. Il piccolo Son Goku ha sconfitto il grande mago piccolo che puntava alla conquista del mondo. Sono trascorsi 5 anni dalla sua vittoria. この星もあと少しで攻め落とせそうだな。ラディッツ、貴様がしくじらなければもっと早く終わったはずだ。すまん。だから貴様は弱虫ラディッツと言われるんだ。次の星ではもっとうまくやる。またしくじった時は覚悟しておくんだな。そうだ、思い出した。確か俺の弟カカロットが別の星に送られていたはずだ。貴様の弟だと？まだ俺たち以外にサイヤ人がいたのか。なあ、そいつを仲間に加えればもっとうまくやれる。貴様の弟ならそれほど期待できそうにないが、どこの星だ？そう、確か地球って星だ。しかしその地球を制圧したという報告もない。何をしているカカロット。嵐の予感、強襲サイヤ人。Okay. Sì, la mamma si arrabbia sempre, non è una novità. おめえも修行すりゃすぐに強くなれっぞ。でもお母さんに怒られちゃうよ。あー、いけねえ。そういや食い物の材料集めてこいって。Devo portare degli ingredienti? Oh, ecco la componentistica GDR. Pesce e delle mele, ok. Gon va a cercare le mele. Invece noi dobbiamo cercare il pesce. Ok, volo accelerato con triangolo. Mi va in su da solo. Mi si è scassato il controller della PS4, andiamo bene. Allora, stavamo raccogliendo le mele per portarle a Cici. E niente, il controller ovviamente mi si era rotto a caso, cose che non dovrebbero succedere in realtà, ma vabbè, è successo, quindi nulla. Cocco de yo, cocco de, ha dato un albero di mele. Dov'è? Abbiamo messo la minimappa, ovviamente segnato il punto dove è Gohan, che dovrebbe essere qua. Ok, perfetto. Mamma mia che volo. Cerchiamone un altro. Vediamo un po'. Speedy Gonzales.
La cosa buona è che raccoglie anche in automatico e non è necessario appunto andare proprio vicino per raccogliere. Dei cervi? Sì, queste parti dei minigiochi, ragazzi, un po' le taglierò, perché non è necessario proprio stare a vedere tutto quanto. Prendiamo del pesce e poi torniamo a casa, ottimo. Ma porta qua un appunto di pesca, ma non possiamo comunque sia saltare. Questo ragazzi è proprio un GDR. O RPG se preferite. Quelli sono degli... Sono cervi, sono stambecchi. O delle gazzelle, addirittura. A cosa serve le canne quando hai la coda? Sì, infatti Goku non lo fa da parecchio tempo, però con Gohan potrebbe essere facile. Ok, vediamo un po'. Prova a pescare con la coda. Pesca. Questa è una coda finta. Non so come fa ad attaccarsela lì, ma ok. Ok, ah, quindi quadrato. Perfetto. Ah, facile, dai. Pesce gigante magro. C'è anche quello grasso. Qua c'è un pesce sul falò. Ne abbiamo tanti, a dire il vero, eh. Però pesce gigante, bistecca di pesce gigante, vai. Ah, seleziona pesce gigante magro. E mangiamo un po' sto pesce gigante magro. Compare misteriosamente, come per magia. Ma va bene, non ci preoccupiamo di questo. Allora, possiamo tornare a casa ora che vorrei andare avanti con la storia. Voglio menar le mani proprio. Pesce fresco è insuperabile, ci credo. È cresciuto il legame padre-figlio. Gli emblemi anima sono oggetti che rappresentano i legami fra i personaggi. Puoi attivare abilità che ti saranno utili nelle tue avventure. Goku dei Guerrieri Z. Perfetto. Selezioniamo un pannello vuoto. E poi selezioniamo Gohan. Ah, proprio vicino vicino. Ah, ok, capisco. Perfetto. Ah, il segreto. Eh beh, certo. Testo sacro di arti marziali. Ah, proprio ragazzi, fa paura. È proprio un GDR. Ah, da paura. Perfetto. Non chiedevo di meglio. Alla lunga potrebbe risultare noioso, ma essendo GDR, ragazzi, a me fa impazzire. Mago! È mago! È mago! È mago! Vediamo un po'. うわっ、恐竜さんだ。あ、あ、
Ok. Torna a casa di Goku. Ma io posso stare anche fermo? E per alzarmi ed abbassarmi? Ah, con L e R, sì. Ovviamente l'effetto dell'acqua mossa non poteva mancare. Anzi, se non c'era, era da preoccuparsi. Ma non ci siamo allenati, non è vero. Oh. Sì. Era oggi il giorno in cui dovevamo andare dal genio. Noi lo chiamiamo genio in italiano, però è il maestro Muten. Prepararti al cibo. Prepara un piatto, dai, non perdiamo troppo tempo. Oh. Per mettere alla prova i suoi nuovi allievi, il maestro Muten lancia nella foresta una pietra su cui aveva scritto l'ideogramma tartaruga. Goku trova la pietra, ma Krillin lo inganna e gliela sottrae. Torna a pari corsa dal maestro pregustando la cena, ma lo attende una brutta sorpresa. Ah, i grandi ricordi. Perfetto. Boh, non serve che leggiamo tutto, tanto la storia di Dragon Ball è quella, ragazzi. Io più che altro la so a memoria perché Italia 1 ripassava a palla Dragon Ball Z ogni volta, quindi me l'ero imparato. Goku-san,ちょっと待つだ. Gohan-chan-ni-watasu-mon-ga-aru-no-wasure-chimatta-da-ka? Ah,あれだな. Wa-kirei-na-tama. Koitsu-wa-suu-shin-chu-tiu-dragon-ball-de-na. Shinda-ura-no-jii-chan-no-katami-da. Gohan-chu-o-me-no-name-mo その-jii-chan-kara-moratta-mon-da-zo. So-nan-da. Yoku-ni-atte-ru-da, Gohan-chan. それをかぶってりゃ、じいちゃんもお目を守ってくれっから、意地にすんだぞ、ごはん。うん、ありがとう、お父さん、お母さん。じゃ、今度こそ行ってくっか。悟空さん、ごはんちゃんをよろしく頼むだ。ごはんちゃん、いい子にしてるだぞ。うん、母さん行ってきます。晩ごはんまでには絶対帰るだぞ。 Son Goku, il lottatore più forte del mondo, vive ora tranquillamente con la sua famiglia e ha anche avuto un figlio. Ora Goku si sta dirigendo alla Kame House per presentare suo figlio al suo mentore, il maestro Muten. Beh, Kuji, allora direi che per questo primo video di Dragon Ball è tutto. Quindi sicuramente nel prossimo episodio ci sarà lo scontro con Radish. Ad ogni modo, Kuji, io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo primo episodio di Dragon Ball Z Kakarotto. Come sempre vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Bye bye!